Nella cosiddetta fase 2 di ripartenza, qual è il progetto, il piano di azione da parte dell'Enoteca regionale di Ovada del Monferrato? Ma noi come ente rappresentiamo una cinquantina di produttori, che sono piccoli e medi produttori del territorio ovadese. Il lockdown ha bloccato diversi canali di commercializzazione, dei ristoranti, ai negozi specializzati, alle stesse enoteche. Quindi riteniamo di ripartire puntando su quello che è la promozione e valorizzazione del prodotto. Quindi andremo a dare comunque una riorganizzazione interna con un personale, con un sommelier che può dare, accogliere i clienti, fare promozione. Abbiamo intenzione di aprire una piattaforma e-commerce, quindi stare a fianco dei produttori, puntare soprattutto su quello che è la vendita del prodotto dei nostri produttori ovadesi. Questo è un po' il primo obiettivo che vorremmo portare avanti, e anche attraverso, chiaramente, appena è possibile, eventi specifici per poter veramente far conoscere sempre di più il nostro prodotto. Attraverso anche una collaborazione che apre le porte al di là dell'Ovadese. Sì, è un po' una sollecitazione che la Regione Piemonte, in particolare l'Assessorato all'Agricoltura, da mesi, diciamo, ci chiede. E poi, ripeto, con il lockdown e tutto, siamo stati tutti bloccati. Però chiaramente per il prossimo futuro dobbiamo cominciare a ragionare insieme con le enoteche del nostro territorio, della provincia, quindi con Casale e Acqui, anche perché facciamo tutte e tre parti di un grande brand che è il Monferrato. Quindi riuscire a promuovere, a fare sinergia insieme, può essere veramente una grossa opportunità per tutto il territorio.